Noi siamo entrati all'interno della G-Form, ci troviamo nello showroom dove, lo vedete, sono esposti i divani e le poltrone che l'azienda produce da ormai più di 60 anni. Ci troviamo con il titolare Fabrizio Gasperi, appunto, della G-Form. Ecco, innanzitutto ce la descriva questa azienda, ci dia qualche numero proprio per capire che tipo di produzione fa. Noi produciamo divani e poltrone, come diceva, sono 60 anni e l'azienda è stata fondata da mio padre nel 57. Inizialmente erano dimensioni molto ridotte, poi man mano si è ampliato. Dal 69 abbiamo cominciato ad avere i primi contatti con l'export, partecipando al Salone Internazionale del Mobile di Milano. Attualmente esportiamo l'85% della produzione. I mercati principali sono Germania, soprattutto Austria, Belgio, Inghilterra, Francia e Stati Uniti. Adesso abbiamo avuto i primi contatti anche con la Cina, Corea e Medio Oriente. Tutti i prodotti, appunto, nascono e si sviluppano qui a Porte di Rendena. Sì, tutti i prodotti vengono studiati, cioè adesso parte della produzione dei nuovi prodotti vengono studiati da mia figlia, che è laureata in architettura dal 2012, e poi abbiamo architetti esterni. Adesso proprio in questo momento presenteremo al Salone del Mobile di Milano un nuovo prodotto che è stato progettato da Giulio Manzoni, che è un noto architetto milanese. La qualità di questi divani è ovviamente altissima. Sì, noi puntiamo moltissimo sulla qualità, pur avendo un buon rapporto qualità-prezzo, però è molto importante la qualità. Ci renda l'idea di che cosa contraddistingue, insomma, i vostri divani dagli altri? Noi cerchiamo la qualità, prima di tutto poi il design, siamo specializzati anche in alcune sedute che si possono allungare con dei movimenti anche brevettati che abbiamo solo noi, e questo ci permette un po' di togliersi un po' dalla massa. La fabbrica come è organizzata, ci renda l'idea? Allora, fabbrica qui a Porte di Rendena, abbiamo tutte le varie fasi dal taglio, il cucito, l'assemblaggio. Le strutture in legno massiccio vengono fatte da una falegnameria esterna qui vicino a noi, e tutto comunque il processo, tutto il prodotto comunque viene finito internamente qui a Porte di Rendena. L'importante, lei mi ha raccontato, è quello che c'è dentro a un divano, oltre a quello che si vede o si può toccare, no? Esatto, noi puntiamo molto sulla qualità dei materiali, cioè usiamo solo legno massiccio con particolari rinforzi in tutte le giunture, le imbottiture in piuma d'oca, densità differenziate con quote molto elevate perché si mantengano col tempo. La qualità del pellame, usiamo pelle pieno fiore, qualità altissima, solo grezzi europei, e puntiamo molto sulla scelta dei materiali. Quello che c'è dentro questi divani li rende praticamente indistruttibili. Sua moglie, che appunto è titolare assieme a lei di questa azienda, mi ha raccontato che potrebbero essere gettati dal quarto piano, insomma, questi divani, e restano intatti. Quasi, comunque sì, sono molto molto resistenti, difatti anche clienti magari dopo 20 anni vogliono rifoderare il divano perché ancora la struttura è ancora in ottimo stato, succede. Sono 16 dipendenti della G-Form. 16 dipendenti qui, sì, poi c'è tutto l'indotto esterno. Tutti locali, immagino. Maggior parte, sì, sono tutti locali quasi. Parliamo appunto proprio dell'internazionalizzazione, perché questa azienda praticamente da sempre ha puntato sull'internazionalizzazione. Sì, esatto, adesso sono infatti quest'anno saranno 49 anni che facciamo il Salone Mobile di Milano, e dove abbiamo cominciato ad avere i primi rapporti con l'estero. Ovviamente lì bisogna sempre cercare nuovi mercati, seguire i mercati attuali, perché non è semplice. Abbiamo fatto una missione organizzata da Trentino Sviluppo in Corea del Sud, e con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana di Seoul, dove abbiamo fatto 8 incontri in 2 giorni con delle controparti di Seoul, e da questi è scaturito un'interessante commessa da uno di questi che abbiamo spedito a dicembre.
poi ho fatto altre missioni, magari anche indipendenti. Sono stato in America in agosto, fin novembre ho fatto Emirati Arabi e Qatar, e man mano si cerca di cercare sempre nuovi sbocchi. Quali sono i nuovi mercati, quelli emergenti, per il vostro settore? Adesso per noi abbiamo avuto dei contatti buoni in Cina, che proprio ieri c'era qui un cliente da noi che ci ha fatto anche lì un'interessante commessa per sono 5 nuovi negozi in diverse città della Cina. Poi diciamo gli Stati Uniti dovrebbero crescere, e anche in Medio Oriente abbiamo avuto qualche contatto interessante anche. È stata proprio l'internazionalizzazione che vi ha permesso appunto di potervi ulteriormente sviluppare in un periodo di crisi. Esatto, questo è stato un po' anche la nostra salvezza, perché diciamo il mercato interno, soprattutto sulla fascia medio-alta dove ci troviamo noi, è abbastanza penalizzato, perché diciamo che va la fascia bassa oppure l'alto-alto. E allora abbiamo cercato, ovviamente bisogna muoversi, bisogna cercare dei mercati di sbocco, e l'estero ti dà più opportunità. Ovviamente non è semplice, perché devi conoscere la lingua, ogni paese ha le sue peculiarità, e non è, anche lì ovviamente tutti si buttano all'estero, ovviamente adesso anche la concorrenza è molto intensa anche lì.